Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo, finalmente, appuntamento con Omori. Si torna dopo diverse settimane di assenza dovute, insomma, in parte a Yokai Watch, diciamocelo. Allora, dato che ho trovato tutti quanti i pezzi del binario e ho anche recuperato una lettera, passando per il bosco perduto. Direi che possiamo finalmente prendere il carrello e fare tutta quanta la strada per sfasciare il cumulo di rocce che ci blocca il cammino. Eccoci qua. E penso che dopo quel pezzo di strada abbiamo finito. Ci sarà forse un nemico da affrontare. C'era anche un orso lì che ho provato ad affrontare, ma mi ha devastato, quindi ho detto ok, no, meglio evitare. Forse potevo farlo con un po' di life gem, ma ho preferito non rischiare più di tanto. Oh, ecco fatto. Wow, passiflora. Vileplume. Tra l'altro, Vileplume quando va KO. Oh, c'è il castello della principessa. Sweetheart si chiamava, se non sbaglio. Dicevo, quella era passiflora che sarebbe Vileplume. Quando Vileplume va KO diventa semplicemente il fiore, il corpo gli scompare. Oh mio Dio! C'è di nuovo la cassetta della posta. Basil, sei qui? Basil, dove sei? Sembra che Basil non si trovi nemmeno qui. Ehi, guardate, è Mari! Sì, ci sta seguendo da sempre. Sì, che tra l'altro abbiamo scoperto Mari essere morta. Però nello spazio bianco lei è viva? Questo sarebbe, in teoria, Omori sarebbe il pa il, o meglio, una dimensione alternativa, un mondo che si è costruito Sunny, da quello che ho capito, nella sua testa. Ciao a tutti, siete riusciti a superare la foresta? Sono così fiera di voi. Mari, io ero davvero spaventato. E dai ragni, perché io ero a paura dei ragni. Hiro, tutto questo è un po' imbarazzante. In momenti come questi vorrei davvero che Basil fosse qui. Avrebbe potuto dire a Hiro che i ragni sono innocui e utili per la natura o qualcosa del genere. Forse così non li troverebbe spaventosi. Non sono sicura che questo aiuterebbe ora come ora. Oh, Hiro, dovrei affrontare questa cosa prima o poi. Altrimenti tutto ciò può solo che peggiorare nel tempo. Forse, o forse la supererò naturalmente. Non puoi sapere cosa mi riserva il futuro? Beh, di certo non ci sono ragni come quelli che ci sono in Australia, quindi va bene. Oh, allora, io voglio comprare roba che costa, a quanto pare. Beh, Nachos, amico mio, insomma, sono abbastanza tosti, danno un bel po' di punti. Ebbene, poi qui abbiamo anche Plutone Space Line. Non so se aumentare di livello oppure no. Perché potrei, no, magari aumentare di livello e non so, magari prepararmi a quello che verrà poi. Bulbo talpa petrificata. Oh mio Dio, ma sono morte queste bulbo talpe? No. Tutti petrificate. Oddio, che è successo qua? Tutte. Oh. Quante? Aiuto. È come se fossero state risucchiate. Cosa? Wow, calmo. Ok. Vediamo un po'. Beh, coltelliamo Bulbo centipede. Non so se usare le emozioni. Allora, Obri, facciamo incoraggiamento su Hiro, che diventa felice. E poi attacchiamo con l'abilità di Kel, rompiscatole il nemico. Eccolo qua. E con Hiro facciamo. Per forza un attacco normale. Dato che la felicità è più forte contro la rabbia. Wow, vabbè, scusami però. Io mo non vorrei dire nulla, però. One hit che io proprio. E non gli abbiamo fatto nulla.
Cioè, però, ragazzi, cioè, iniziamo malissimo, iniziamo, eh. Boh, provo a fare l'elastico sul bulbo centipede. Attacchiamo. Vediamo che succede. 50 danni e difesa che cala. Ma fa troppi danni. Fa troppi danni. E si ricarica la salute, immagino, mangiando la bulbo tarpa, no? Ok, ho capito. Va bene, va bene. C'è un modo effettivamente per superare sto problema. È fare l'attacco combinato di squadra. Ok, ho rianimato Kel. Obri usa le patatine per tutti. Ok, missato. O attacchiamo indiscriminatamente. Voglio aspettare, voglio caricare al massimo proprio. L'ho usato una sola volta l'attacco di squadra ed era perché il gioco mi ha costretto ad usarlo. E che va benissimo, perché te lo devo insegnare, ovviamente, il tutorial. Allora, snack per Omori. Pomodoro, no, troppo. Aia. Perfetto. Ora siamo al massimo. Va bene, fare una bulbo tarpa. Ok. Attacchiamo bulbo centipede. Ok, toccherà Omori poi. Vai. Ok, ecco, potere dell'amicizia. 600 l'ho fatto in totale, quindi quello era il secondo, perché ho fatto una cima, era il secondo potere. Cioè, voglio dire, il livello 2 dell'attacco. Sconfitto, bene. E devo aumentare di livello. Fendente fortunato con Omori, ok, poi andrò a vedere. Omori al 13 e tutti quanti al 12. Sono un po' bassino con i livelli, effettivamente, se ci pensiamo bene. Quindi lui si mangiava, si succhiava la vita delle bulbotalpe. Ho capito. Vado a curarmi per sicurezza, sai com'è. Ok. Vediamo un po'. Villaggio delle bulbotalpe. Forte. Ma è Mari. Ma pure qui sei. Lo sapevi, le bulbotarpe amano davvero tanto il tofu. Prima ho comprato del tofu ad una bancarella di tofu. Sentitevi liberi di provarne un po'. Ok, ogni volta ci dà il tofu. Cosa? Wow. Lei ci dice le missioni che non abbiamo concluso. Va bene. Tu che missione è, bulbotalpa? Sembrate i viaggiatori esperti, potresti aiutarmi? Mio fratello vive nella colonia delle bulbotalpe, quella dell'altro mondo. Vuole pacco regalo. Vuoi consegnarglielo per me? Sì, non è vero mai, però ok. A parte che posso andare quando voglio all'altro mondo, perché ho il viaggio rapido. Quindi sarei anche tranquillo per usarlo. Ah, salve, bulbotalpe dallo strano aspetto. Siete qui per vedere Sweetheart alla ricerca di cuori? Se è così, siete nel posto giusto. Questo stravagante spettacolo ormai tutto esaurito sta per cominciare. Aspetta un secondo, conosco questo spettacolo. Abbiamo dei biglietti teatro in prima fila. Ah, non vedo l'ora. Un racconto struggente ed epico sulle difficoltà del romanticismo. Cuori infranti, tradimento, disperazione, solitudine. Oh, il dramma. Ci sarà da divertirsi, non vedo l'ora di essere travolta dalle emozioni. Non lo so, potrebbe essere interessante. Ma ora non mi sembra un buon momento. Ma prima avevi promesso che ci saremmo potuti andare. Dai, Hiro, dovremmo almeno dare un'occhiata. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Vabbè, va bene. Sperando che non ci rubi troppo tempo. Potreste per favore darmi i vostri biglietti teatro? Sì, certamente, signor Bulbotalpa.
No, prima non mettermi le mani in tasca, mi dà fastidio. Oddio, non credo ai miei occhi, questi sono biglietti per la prima fila. Voi, tutti voi dovete aver fatto dei grandi sacrifici per essere qui oggi, mi complimento. Vabbè, sì, dai, dacci i posti, guidaci dentro la prima fila. Possiamo andare noi così? Va bene, merchandise di una persona che sembra insopportabile. Beh, vediamo sto spettacolo allora, anche per un attimo. Per capire chi è sta Sweetheart, magari. Guarda caso, 4 posti precisi, eh. Siamo fortunati noi. Ah, non mi fa neanche correre poi. Wow, guarda questo palco! È esattamente come me l'ero immaginato. Prendiamo posto, lo spettacolo inizierà a breve. Sì, è quello che volevo fare. Dai, vediamo un po'. Signore e signori talpe, allegria! Mike Bulborno. Me l'aspettavo. Benvenuti ad una speciale puntata di Sweetheart alla ricerca di cuori. Prima che inizi lo spettacolo, volevamo fare un minuto di silenzio per onorare la vita di una delle colonne portanti di questo villaggio. La nostra guida nel buio, il nostro faro nell'oscurità, l'ormai passata miglior vita, nonno Bulbo Talpa. No! 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 È colpa nostra! Non ci credo! No! Abbiamo ucciso il nonno! No! No! Mi sento incolpissima ora! Non è stato il nonno che nessuno di noi si meritava davvero. Ma quello di cui avevamo bisogno. Possa riposare in pace. E ora inizi lo spettacolo! Nella scorsa puntata di Sweetheart alla ricerca di cuori, la nostra principessa preferita non ha ancora deciso chi avrà l'onore di stare con lei. Questa volta abbiamo trovato altri 3 affascinanti contendenti. Riuscirà uno di loro a conquistare il suo cuore? Ora ve li presentiamo! Lo scafottino numero 1 del luogo viene dal villaggio delle Bulbo Talpe. È alto 90 cm. Il suo cibo preferito è il tofu. Ha un'enorme collezione di fenicotteri di plastica e ama le lunghe camminate nei conicoli stretti. Un applauso per lo scafottino numero 1! Buono, buono. Bell'applauso. Lo scafottino numero 2 è... Esatto, avete indovinato! Un altro nativo del villaggio delle Bulbo Talpe! Attenzione però, è alto addirittura 93 cm! I suoi hobby includono camminare, correre e strisciare! E anche danzare, a quanto pare. La sua combinazione di colori preferita è verde e marrone e passa i suoi fine settimana crogiolandosi nella biancheria sporca. Ok. Che schifo. Ah, bene. Un applauso per lo scafottino numero 2! Applaudono perché passa il fine settimana nella biancheria, probabilmente. E ora, qualcuno di totalmente diverso! Lo scafottino numero 3 viene direttamente dall'altro mondo! È come caduto dal cielo, però letteralmente! Per questo potrebbe essere un'ottima scelta! Un applauso per Snaily! Ma no! E ora... Il momento che tutti stavamo aspettando. Abbassate le luci, grazie. È splendida, affascinante, interessante. Altro aggettivo che finisce con ante. Sì, sapete di chi sto parlando. E sta per salire proprio su questo palco. Signore e signori, date un caloroso benvenuto all'unica, impareggiabile, spettacolare Sweetheart! Damn. Ma... Oh no, è saltata la corrente. Cosa facciamo adesso?
Devo sapere come continua. Aspettiamo un attimo. Sono sicuro che le bulbotarpe sistemeranno subito le cose. Aiuto, non sappiamo che fare! Noi ne sappiamo ancora meno di loro! Aiuto, 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 aiuto! E basta. Eccola lì. Beh, forse dovremmo dare un'occhiata in giro. Con quale nonchalance? Con quale nonchalance? Ehi, ho capito! Va bene, non si può salire, ok. Ok, bastava essere più precisi. Immagino che la corrente sia saldata in tutto il villaggio delle bulbotalpe. Cosa possiamo fare? Non preoccuparti, Aubrey. Qui entra in gioco la mia esperienza di tutto fare. In casi come questi dovremmo probabilmente cercare un generatore d'emergenza. Andiamo a cercare questo generatore, allora. Bene, bene, bene. Ah! Questo muro è piacevolmente fresco, vedo, vedo. A scuola? Non ho idea di cosa io stia facendo! Grandissimo! Cos'è che ha disegnato? Ah, ok. Va bene. Ma questo cos'è? Ma una cosa a forma di bulbo talpa. Questi qua vendono il tofu. Nulla degno di nota, direi di continuare a scendere allora. Beh, il generatore è normale che stia in profondità. Ma perché c'è una bulbotarpa dentro la lavatrice? No, ragazzi, non mettete le persone nelle lavatrici, per favore. Non fate certe sciocchezze. Ragazzi, aumentate il ritmo, dobbiamo muoverci. Ma non dirmi che è per il generatore. Non possiamo andare più veloce. Perché non funziona? Mi sento male. Continuate a correre, fermatevi solo se siete morti. Vabbè, mo vengo, io so, capito. Ah, che belli che siamo. Vabbè, sì. Attacchiamo la spina. Oddio, ma... Ma è morto... È morta una talpa? Scusami. Cosa vi avevo detto? Il duro lavoro paga. Ora continuate a correre. Ah no, non era morta, perché mi sembrava... Bene, non so cosa serva fare ginnastica, veramente, ma... Ok, Hiro si è stancato. Mi sembrava che fosse morta la bulbotalpa qui, non me ne ero accorto che era vuoto lo spazio. Ok, però prima di proseguire con lo spettacolo, direi di scendere un attimo qui sotto e ammirare quello che c'è. Ah, ma qui è dove abita la bulbotalpa scapolottino numero 2, quello che c'è ai fenicotteri. Bulbotalpa di famiglia. E questo qui giustamente festeggia il Natale. Ho tagliato l'albero. Christmas Crusher, va bene. Lì c'è il fuoco, vabbè, ragazzi. Il Natale è rovinato, no! Scusami! Non è vero, non mi dispiace per niente. Ok, mi ha dato una battuta. Quali sono i muscoli più sviluppati di un ciclista? I bicipiti. Perché bici. Ma io che perdo tempo a spiegarla pure. Bene, possiamo proseguire, credo. No, qui possiamo scendere ancora. Ma è uno scienziato, attenzione. Ok, taglio il filo. Oh mio Dio! Ah, ok. Quindi ho fatto una cosa buona. Bene. Non volendo ho fatto una cosa giusta. Ok. Vediamo un po' allora cosa c'è qui sotto. Ciao. Succo d'arancia. Menu completo. Wow. E Life Jam! Grande! Pianta, mi dispiace, ma eri cattiva. Credo. Direi allora di proseguire con il resto dello spettacolo. Ecco qua. Come va? Salve. Questo messaggio non esiste. Cosa?
Tu? Sì, tu con i pantaloni a righe. Ok, devo andare a vedere cosa voleva ora però. Dice che ha bisogno di una mano e che ci vuole un ragazzo piuttosto belloccio. E quindi continuiamo da qui. Sei esattamente quello che stavo cercando, una magnifica bestia! Sì, oh oh oh, il tuo aspetto andrà più che bene. Quindi ha bisogno di Hiro. Cosa? Wow, oh, grazie, non so cosa dire. Giovanotto, aiutereste una povera e umile bulbotarpa? Ho disperatamente bisogno dei suoi servigi. Beh, dato che me l'ha chiesto in modo così educato, come potrei rifiutare? Grazie, giovanotto, è troppo buono. Prego, venga da questa parte. Alla svelta! Aspetta, fermati! Possono venire anche i miei amici? Ah, sì, i tuoi amici! Siete tutti qui per vedere Sweetheart alla ricerca di cuori, giusto? Se è così, vi incontrerete presto. Ora mi segua, dobbiamo fare in fretta. Abbiamo poco tempo. Ok. Saluti, fan di Sweetheart! Ci scusiamo per la breve interruzione. Ma tornati nuovamente al nostro spettacolo. Durante la pausa ci dispiace informarvi di una disgrazia che è accaduta qui sul palco. Annunciamo l'improvvisa perdita dello scapolottino numero 3. Lo ricorderemo con affetto per i pochi secondi in cui l'abbiamo conosciuto. È stata davvero un'anima unica e insostituibile. Wow. Ma the show must go on, gente! Vi prego di dare un caloroso benvenuto al nuovo scapolottino numero 3! Proveniente dalla lontana vasta foresta, è il nostro Hiro senza macchia e senza paura! Sentite questa! Hiro è un vero fustacchione, alto addirittura 1,70 m! Le sue passioni includono infornare, cucinare e pulire, e se non vi pare l'uomo perfetto, guardate il suo sorriso ammaliante e la sua personalità carismatica. Adesso, ancora una volta, è ora di introdurre la star dello spettacolo. Abbassate le luci, per favore! È fantastica, magnifica, mozzafiato! Ho finito gli aggettivi! Sì, sapete di chi sto parlando, e sta per salire proprio su questo palco. Signore e signori, date un caloroso benvenuto all'unica, impareggiabile, spettacolare... Volevo dire Sweetheart. Bene. Un'entrata eccellente, mia signora! Ah, sì! Sono io? Ciao, miei stupidi fan adoranti! Sì, siamo noi! Ti amiamo, Sweetheart! Oh, 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 oh. Sweetheart, ti abbiamo portato su questo palco tre dei migliori scapoli in tutto il mondo. Sarà oggi il giorno in cui non dovrò riuscire a rubarti il cuore? Iniziamo con qualche domanda. Una delle cose che Sweetheart valuta di più in compagno è la più completa e assoluta obbedienza. Scapolottino numero 1, ma accetti di giurare completa e assoluta fedeltà a Sweetheart per il resto della tua vita? Certo. Non so, credo. Capisco, fai prezioso. Sweetheart, che ne pensi di questa risposta? Alto solo 90 centimetri. Oh, ma è fin troppo basso. Mandatelo nei sotterranei! Ehi, cosa hai detto? I sotterranei? Oh cielo. Wow. Aiutatemi! Ora passiamo allo scapolottino numero 2. Ti poniamo la stessa domanda. Non c'è una risposta giusta o sbagliata, rispondi solo in modo onesto. Scapolottino numero 2, accetti di girare completa e assoluta fedeltà a Sweetheart per il resto della tua vita? Beh, certo. Se farlo significa non essere mandato nei sotterranei. Santo cielo, questo qui! Che ci fa ancora su questo palco? Portatelo via! No, poverino! Scapolottino numero 3, sembrerebbe... Tu sia l'unico rimasto.
Farò la stessa domanda un'altra volta, di nuovo, nessuna pressione. Vuoi tu, Hiro, giurare completa e assoluta fedeltà a Sweetheart per il resto della tua vita? Beh, no, non mi sembra affatto giusto, perché mai dovrei farlo? Oh, questo qui è perfetto! Può essere? Sweetheart si è innamorata? Che eccitante colpo di scena! Questo deve essere destino! Sono fatti l'uno per l'altra! Aspetta, ma ho appena detto che... Sì, sì, andrai più che bene! Ora ricordami come ti chiami. Hiro. Hiro! Il mio Hiro! Dovremmo andare subito nelle mie camere. Oh, cosa? Sweetheart, attenzione. Guardi, ho scelto il mio spasimante, portatelo via. Ma come? Con quale minaccia? Ragazzi, per favore, fate qualcosa! Wow, Hiro sposerà Sweetheart? Questa non me l'aspettavo. Kel, che stai dicendo? Dobbiamo aiutarlo. Cosa vuoi che faccia al riguardo? Non voglio andare nei sotterranei. Wow, Kel, sei così inutile. Devi rifiutare Sweetheart. E ora, Hiro, la tua principessa aspetta. Ah, non penso mi ascolterà. Falle e basta. Ok. Scusami, Sweetheart, signora. Mio incantevole Hiro, come desidero il suono della tua dolce voce. Di ancora il mio nome. Wow, che gentile. Voglio dire... Ah, perché capitano tutti a me? Mi dispiace, Sweetheart, ma non sono interessato. Eh? Cosa intendi, mio principe? Tutto questo mi lusinga molto, ma sai, ci siamo incontrati solo qualche momento fa e, beh, devo rifiutare la tua offerta? Non fare lo sciocco, non ho mai sentito niente di così stupido. È vero, mi dispiace, Sweetheart, ma... Non voglio sposarti. Non può essere. No, tutto questo è ridicolo, una blasfemia. Osi rifiutare Sweetheart? Tutti amano Sweetheart, mi hai sentita? Tutti! Portatelo nei sotterranei! Fermatevi, non potete prendervi Hiro, è un nostro amico. Cosa c'è ora? Cosa ci fa un hater di Sweetheart 3 pubblico? Ah, capisco. Dovete essere fan di Hiro. Che coraggio che avete. Prima mi prendete in giro e poi osate mettermi il bastone tra le ruote. Qui le regole le faccio io. Guardie, portateli via. Wow, ma da dove escono questi? Oh, prima che ca... Eh già. Wow. Ora siamo tutti bloccati nei sotterranei. Scusate ragazzi, è colpa mia se siamo finiti in questo guaio. Non è vero, chi l'avrebbe potuto immaginare? E se la ride lei? Ah no, è lui? È la bulbotalpa. Stupidi, non mi riconoscete? Oh no, è rosa! Accipicchia! Ve l'avevo detto che ve l'avrei fatta pagare cara. Dannazione, ci ha ingannati. Avrei dovuto immaginarlo. È vero quel che si dice, la vendetta è così dolce. Ora marcite, plebei. Marcite nei sotterranei per sempre. Cavolo. Come faremo ad uscire da qui? Troveremo un modo, non vi preoccupate. Pensiamoci su. Da dove dovremo iniziare? Non credo che lascerebbero il cancello aperto, vero? E invece mi sa proprio di sì. Però ci sono le bulbotalpe lì a guardia. Quindi quando si gira devo aprire. Esatto. Bene, allora, io veramente direi che possiamo anche concludere qui l'episodio. È stato illuminante questo episodio. Mi è piaciuto davvero molto tornare su Omori. È stato davvero davvero un bel episodio. Ad ogni modo, rompo un attimo i vasi. Devo prendere quindi Konobri. Mettiamola qui, ok. Ad ogni modo, per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito, nel prossimo proseguirò con Omori e vedremo dove ci porteranno le nostre avventure. Detto questo vi ricordo che in descrizione trovate tutti quanti i link utili e ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye!